processo Jumhuriyet, gli avvocati coinvolti nel filone principale sono stati coinvolti, come almeno formalmente, come partecipi alla linea editoriale del giornale, che è il vero capo d'accusa. Tant'è che i testimoni che sono stati sentiti lunedì erano testimoni d'accusa, vecchi collaboratori del giornale, che sono venuti a dire essenzialmente che loro non condividevano, a un certo punto hanno smesso di leggere il giornale perché non ne condividevano più i contenuti. Da questo, secondo l'accusa, volendo desumere che quindi c'è stata una svolta nella linea editoriale e dovendo desumere che questa svolta sia stata a favore di una delle associazioni presunte terroristiche che vengono combattute dal regime di Erdogan. E sono due salti molto grossi dal punto di vista giuridico.